abbiamo anche la possibilità di sentire il coach Andrea Pistola. Allora Andrea, queste due trasferte erano molto importanti, c'è stato da sudare una settimana fa, oggi una bella prova di squadra, anche se poi Firenze dal secondo set in avanti non ha mollato, quindi c'è ancora più soddisfazione credo da parte vostra nel portare a casa questi tre punti. Sì, sì, c'è soddisfazione perché poi ci sono anche dei passi in avanti di miglioramento notevoli, abbiamo approcciato già meglio la partita rispetto a Pesaro e quindi l'inizio è stato sicuramente molto buono, sia come intensità che come ordine tattico su quello che avevamo preparato. Adesso abbiamo delle settimane, ormai della seconda, dove possiamo lavorare bene, quindi la squadra sta crescendo in automatismi, anche in sicurezza dei propri mezzi, quindi direi che questi tre punti non fanno altro che confermare che stiamo facendo un buon lavoro, quindi siamo soddisfatti. Andrea, il secondo set c'è stata la reazione di Firenze, nel terzo set se non ricordo male 12-5, Firenze ha rimontato, ecco lì era il momento di tenere, la squadra ha tenuto, no? C'è stato quell'attimo in cui la partita avrebbe potuto anche girare, ecco qui da questo punto di vista la squadra si è dimostrata solida anche dal punto di vista del carattere. Sì, sì, infatti io con 16 pari del secondo e terzo set ho speso l'ultimo time out perché stavo capendo che era un momento importante della partita, che in quel momento lì la squadra doveva capire che doveva usare, rischiare e spingere. L'hanno fatto, hanno portato a casa quel set e poi è stato più semplice. L'ultima cosa, mancano tre partite, un passo in avanti si è fatto, però bisogna rimanere concentrati per centrare questa qualificazione. Ah sì, adesso noi continuiamo a crescere, continuiamo a fare buone prestazioni, perché penso che la squadra fino adesso si sia comportata bene e quindi dopo i risultati saranno una conseguenza. Grazie mille e complimenti.